del Presidente della Commissione Bilancio nel suo intervento, cerco di spiegarmi con dei numeri. Ma la gravità non sono 1.168.000, ma la differenza tra 1.168.000 e gli 800.000 euro, che è l'effettivo utilizzo improprio della base di amministrazione, perché ripeto, per causa di forza maggiore. Abbiamo anche capito per quale motivo vi è stato l'uso di questa base di amministrazione. E qui un plauso, lo dico sinceramente, lo faccio al responsabile di ARPA, dottor Bidotti, che a differenza forse anche di altre volte, in commissione è stato trasparente, onesto e chiaro, forzando un po', no? Mi ha lasciato anche un po' imbarazzato. Per quale motivo? Perché questi 400.000 euro circa di uso di avanzo di amministrazione sono, e lo ringrazio perché poi mi ha fornito anche, dietro mia richiesta, delle stampe dettagliate, cioè metto in evidenza quello che già avevamo detto durante il bilancio di previsione del assessore bilancio, che era un bilancio di previsione forzato, falso, voluto in quel modo, perché praticamente, e proprio perché carta, come si dice, carta, andrò a leggere i vari interventi, proprio perché nel bilancio di previsione e nella fattispecie nella seduta del 16 ottobre 2013, nonostante l'incremento TARES, nonostante l'incremento dei tributi locali, giustamente, avendo sperperato tantissimo, e ha ragione il consigliere Trinchera quando dice mi riferisco solo al titolo 1 delle uscite, quindi spese correnti, non c'entra nulla il cofinanziamento, non c'entra nulla l'investimento, spese correnti, proprio perché giustamente il 16 ottobre, facendo un calcolo matematico, la programmazione che avevate fatto era una programmazione nel breve termine, non nel lungo termine, quindi lo sperpero soprattutto del CETI estate vi ha visto costretti a gonfiare alcune entrate. E qui vi parlo, Presidente di Commissione Bilancio, nella sua relazione ha detto che il rapporto incasso accertato si avvicina quasi al 100%. Tant'è vero che i dati di bilancio certificati dal Revisore e dallo stesso direttore di Ragioneria dice che purtroppo di 711.000 euro degli accertati abbiamo incassato 75.000. Quindi questo 100% come lo fanno? Cioè 75 su 700 siamo appena al 10%. Quindi detto questo, ripeto, già in commissione avevo detto questo, il bilancio di previsione l'avete falsato, eravate costretti a gonfiare le entrate, perché non è che il comune non negozia al dettaglio che per coprire i costi deve incrementare la vendita, ma sono una strada, due strade se vogliamo, incremento dei tributi o gonfiare le entrate. Avete gonfiato le entrate, soprattutto quello inerente al capitolo introiti diversi. Sempre in commissione, ripeto, il plauso l'ha fatto soprattutto al direttore, dietro la mia richiesta ho chiesto il perché questa scelta, perché se durante il bilancio di previsione, caro sindaco, lei decanta la correttezza dei dati, se durante il bilancio di previsione io accetto l'entrata basando tutto sul principio entrata certa ed esigibile, non vedo il motivo per cui nel bilancio del consultivo io mi veda costretto a togliere. Quindi, senza saperne leggere né scrivere, trattasi di un'entrata che di sicuro non era né certa né esigibile. Perché dico questo? Se prendo la seduta del 16 ottobre, lo sapevamo già, perché inerente solo ai 500.000 euro, voi avete scritto in bilancio, volutamente, forzatamente, dichiarando il falso, 500.000 euro. Perché? 238.000 euro perché sono giustificati dalla semplice comunicazione da parte del responsabile Polizia Municipale, dove dice che secondo lui ci sono delle penalità che praticamente dovrebbero incassare. Quindi ottobre 2013 questo giustificava l'entrata certa di Sicilia, oggi non più. Ulteriori 210.000 euro, cosa giustificava l'entrata certa di Sicilia? Leggo perché questo è l'intervento da parte vostra. È stata data come 200
intendente deve aver dato PR2 €1.300.000. A questo c'era appunto un email dell'assessore Lina, indirizzato al comandante e poi al sindaco, dove dice: a dopo del figlio, l'assessore usa il condizionale, dice: potrebbero essere inseriti nel bilancio di previsione. Quindi potrebbero a suo tempo avete considerato questa comunicazione giustificativa dell'entrata certa di Sicilia, avete confiato le entrate e avete approvato il bilancio in pareggio. Oggi, giustamente, perché la responsabilità è anche del dottor Bidotti, non ritiene opportuno inserire il bilancio perché sono, non sono entrate certe di Sicilia. Quindi a suo tempo vi serviva, capisco bene, per un pareggio di bilancio. Oggi però dobbiamo ricorrere all'avanzo di amministrazione. A quel tesoretto, caro consigliere Gallone, che se non fosse per la vecchia, io dico sempre le cose come stanno, il dissesto finanziario, noi saremmo già arrivati a toccarlo gli ultimi giorni di questo mese. E come ha detto il consigliere Trinchera, noi siamo già in dissesto finanziario, perché se mettiamo i dati reali per quello che sono, noi abbiamo, io, i miei calcoli sono sui €520.000 rispetto ai €467.000 di avanzo non vincolato. Quindi se mettiamo i dati per quello che sono, vediamo che questa situazione tanto decantata non corrisponde al vero. Quindi, Tommaso, non è del vero, non c'è lo sperpero di 1.168.000, perché l'800.000 se fanno un investimento utilizzano l'avanzo, quindi è lì accantonato, magari non riescono a farlo, quindi tu non usi 800. Lo sperpero sono su questi €400.000 che giustamente, avendo sperperato, avendo supertassato, è risultato essere insufficiente al totale del titolo 1 più titolo 3 che diceva prima il consigliere Trinchera. Poi, sempre grazie, e qui purtroppo deve essere un po' ripetitivo, assessore, non è vero quello che dice. Quando il bilancio dice che non abbiamo aumentato le tasse, che tutto è stato rispettato, che rispettiamo il patto di stabilità, lo rispettiamo il patto di stabilità, ma con i dati che non corrispondono al vero, perché come ha già ribadito il consigliere Trinchera e più dettagliatamente il consigliere Vittori, se voi approvate questo bilancio, approvate nuovamente un dato falso, ma non falso perché volete, forse nel privato dire evadere. Falso perché siamo consapevoli che la TARES, il capitolo, ripeto, questo prospetto, come il dottor Bidotti lo ha fornito a me gentilmente, lo potete anche, al momento che andate ad approvare, lo potete chiedere anche a lui. Cioè, la TARES che noi abbiamo, che troviamo nel consuntivo, che lo potete soltanto vedere se vedete il dettaglio, corrisponde al dato del bilancio preventivo, che tutti sappiamo, presidente della commissione bilancio, sempre TARES o... dovrebbe convocare immediatamente la commissione, perché portare in bilancio un dato consapevolmente falso, o meglio non veritiero, credo che non sia corretto per i cittadini, perché in quel caso sai cosa significa? Come ho detto in commissione, chi vincerà la prossima elezione non potrà veramente governare, perché questi sono ulteriori €200.000, perché valgono di 190.000 euro, che tu per poterli pagare l'anno prossimo devi nuovamente andare ad attingere all'avanzo di amministrazione. Però se questi 200 sommiamo i €340.000 di crediti aggiuntivi che sono da pagare, cioè alla fine veramente stanno andando in disavanzo di amministrazione, in dissesto finanziario. Quindi io vi invito, prima di approvare il bilancio, chiedete una sospensione di 5 minuti, approvarlo oggi il bilancio di consuntivo, approvarlo fra 2-3 giorni, non cambia nulla. La scadenza del 30 giugno può essere anche superata di qualche giorno. Quindi cerchiamo di approvare un bilancio veritiero. Cioè, io sono abituato, nel momento in cui vado a mettere la mia firma o la mia faccia, che la notizia corrisponde a vero. Quindi questo, io vi invito a fare questo, sospendiamo i lavori, chiamiamo il responsabile di area, l'assessore, i revisori e vediamo se quello che stiamo dicendo corrisponde a vero o meno. Poi, se riesco a trovare... sul fondo, cioè, la smentita di quello che diceva la sua relazione, consigliere Gallone, lo trova anche sempre nella relazione televisore, il fondo passa. Leggere i numeri così come sono scritti, lasciano il tempo che trova, bisogna anche capire perché abbiamo questa differenza, il motivo dovuto a questa differenza. E sinceramente, siccome sappiamo
abbiamo capito che c'è stato l'utilizzo improprio della massa di amministrazione, il risultato del, mi collega se sbaglio, consigliere di Michela, il risultato del fondo casa del 1 dicembre non poteva che confermare quel dato. Perché se è vero che partiamo a 5 milioni e 3 per raggiungere 3 milioni e 3, è anche vero che dipende, ok, dalla tempistica di incasso e di pagamento rispettivamente dei residui attivi e dei residui passivi. Perfetto. Però l'attenzione la si deve concentrare solo ed esclusivamente sul riscosso, il pagato di competenza 2013. Perché qua cosa fa? Non fa altro che confermare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Perché abbiamo circa 300.000 euro di spese correnti pagati più delle entrate incassate. Perché, come diceva giustamente, si è gonfiato l'accertamento di fondi diversi, quindi se non esiste quell'accertamento come faccio a incassarlo? E quindi questo conferma l'uso improprio dell'avanzo di amministrazione. L'ultima cosa e concludo. Un altro prospetto sempre che mi è stato fornito dal dottor Bidotti riguarda il titolo 2 delle uscite. Il famoso libro dei soldi. Il famoso, diciamo, la realtà di una corretta programmazione. Allora, senza andare nel dettaglio, anche in questo caso, un accertato di un 6.500.000 euro, un impegnato meno della metà. Questo significa cattiva programmazione o quantomeno ciò che si è promesso di difficile realizzazione. Grazie. Grazie consigliere Giorgetti. Prego consigliere Giorgetti. Grazie Presidente, rispetto a chi mi ha preceduto ho deciso di non annoiarvi, è stato suo breve e conciso. Voglio solo dire che in un momento in cui gli enti locali in genere sono impegnati giorno e notte qua e là a tagliare e ad aumentare le tasse, l'amministrazione cade, potenzia le manutenzioni, acquista la torre del castello, investe in opere pubbliche riqualificando l'intera città. Pensiamo agli autocarri, pensiamo a Piazza Sant'Antonio. Cosa? Pensiamo al campo sportivo che parte a breve, penso anche ai bagni pubblici, e bene ha fatto sindaco a rimuovere qualche ex assessore che si occupava di purificazione urbana, che neanche i cechi si è stati in grado di aprire. E tutto questo l'amministrazione Carli l'ha fatto senza mai un anticipo di cassa e senza mai, e dico mai, attingere al fondo di riserva, ma semplicemente, e cito testualmente la relazione dell'assessore, trasformando l'avanzo di bilancio in beni duraturi e di interesse collettivo. Grazie Presidente. Scusa Presidente, scusa, tornando, possiamo chiedere, avevo chiesto l'intervento, scusa Presidente, non c'è una chiesa. Scusa Presidente, avevo chiesto l'intervento del revisore del dottore Bidotti in merito alla determina che il segretario prima mi ha chiesto di avere un po'. Segretario, la determina di eliminazione di qualche, che richiama qualche video inesistente, mi aveva detto di voler avere. Possiamo farlo con l'intervento? Facciamo fare. No, facciamo segretario. Cioè, vediamo cosa. No, il segretario aveva chiesto copia della determina di liquidazione. Ho detto che possiamo fare copia. Una copia al segretario e qualche consigliere se vuole avere. Segretario, se possiamo. Allora chiediamo se ci sono altri interventi. Prego consigliere. Dobbiamo partire, secondo me, da alcuni dati incontrovertibili che hanno portato alla elaborazione di questo conto consultivo. Innanzitutto dal
per una precisa scelta politica di questa amministrazione e di questa maggioranza, si è deciso di applicare l'avanzo di amministrazione l'anno scorso per opere pubbliche, per il rifacimento del campo sportivo e di tante altre opere. È una scelta politica, perché poi quando si parla di disavanzo, e la maggior parte del disavanzo è dovuto a quegli 800.000 euro, bisogna dire perché c'è questo disavanzo, perché questa amministrazione sta operando, perché questa amministrazione sta facendo, sta concretizzando e con la spesa corrente sta rifacendo la scuola di Via Salerno, tanto per ricordarci, abbiamo fatto la spesa corrente, tutti i parchi, i giardini, i giochi di bambini abbiamo fatto la spesa corrente, i bagni pubblici abbiamo fatto. Stiamo spendendo oculatamente per fare le cose, stiamo spendendo per fare lavori, per fare delle cose per la città, non è che stiamo spendendo così che li gettiamo al vento, stiamo spendendo per questo. Allora, la scelta è una o l'altra, avere avanzi di amministrazione che si riportano anno per anno tanto per dire che questo comune sta bene e ha l'avanzo di amministrazione, o spendere e fare le opere per la città. Faranno quest'anno, non si faranno 3-4 anni, si faranno quest'anno. E il patto relativo all'aumento di tasse paventate, il bilancio di previsione, posso rassicurare i colleghi consiglieri, perché si dice che si fanno comunica quest'anno per allargare la città, allora fatele qualcuno al contrario, per scusare la città di dire fesseria la città, le tasse non saranno aumentate. Punto. E la tassa, che per legge la dobbiamo applicare, sarà la più bassa della provincia di Brindisi. Punto. Dici, come faremo? Faremo. Non vi preoccupate, faremo. E allora, per quanto riguarda la TALES, la differenza non incassata è già stata recuperata con gli accertamenti. Quindi, scusate, non ci allarmiamo più tanto. La verità è questa. Non ci preoccupate più di tanto, perché non c'è da preoccuparsi. Questo comune non andrà né in dissesto né in disavanzo, andrà avanti a carro armato per fare le cose. Se le cose le facciamo, non si dispiace a nessuno, potete dire tutto quello che volete, potete uscire tutti i numeri che volete, sta in disavanzo, se qui dalla procura generale della porta dei conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, scrivete dove volete, questo comune non è in disavanzo. Siccome se voi dite che è in disavanzo, scrivete la domanda che scrivete in tutto il mondo, scrivete la domanda, ma basta. Per quanto riguarda i calcoli del consigliere Gianfredda, mi permette di dire simpaticamente, come li ha sbagliati tutti fino adesso? Non mi risulta. Sono convinto che anche quello che... Non mi risulta. Qualcosa contro la propria città, dato che è legge, e chi ha scritto quelle cose pure ceglie, perché
questa richiesta ulteriore della LIP, il nostro sindaco, e ha fatto ricorso legale. E poi è logico che le cause si vincono, si perdono, intanto si tenta, si tenta di far risparmiare soldi alla città, e andremo avanti, non ci fermiamo. La TARES del 2014 non aumenterà, salvo l'adeguamento del 10 Istat, che per legge, mica lo prevediamo noi, ma non aumenterà di un centesimo alla città, ai cittadini. Per quanto riguarda poi il consultivo, io lo voto convintamente, perché sono convinto che stiamo andando nella direzione giusta. Perché, guardate, quando intervento, anzi uno in particolare, il consigliere che è stato assessore a Milano in questo punto, sono interventi anche passionati, nel senso che sono fatti in assoluta pura fede, perché sono convinto che chi lo ha fatto, nell'interesse del comune, che ci viene veramente. Però io ritengo di essere tranquillo in quello che noi oggi stiamo votando. Cioè noi stiamo spendendo qualcosa per fare qualcosa. Quindi dobbiamo proseguire su questa strada, non dobbiamo fermarci. Nel bilancio di previsione 2014, certo, dobbiamo vedere se è possibile ridurre la spesa. Alcuni passaggi, anzi un passaggio del nostro soggiorno presentato, quello cioè di nel bilancio di previsione possibilmente addirittura la spesa, salvo che non sia una spesa per fare le opere, per le cose, se si tratta di spese, se c'è qualche altra cosa che non è stata tagliata in supermercato, a questo come consiglio lo apprezziamo e lo apprendiamo con molta, sinceramente con molto piacere, ma ritengo che dopo tutti i tagli che ci sono stati in questi anni siamo ormai a fondo del bambino, non c'è più nulla da tagliare, perché non è possibile. Che cosa dire una cosa impossibile, che cosa deve ridurre? Il costo della patente elettrica, di telefono, che cosa deve ridurre? Nulla. Eppure in queste grandi difficoltà noi stiamo facendo le cose. E forse è proprio questo che fa male ad alcuni che vanno a comunicare tanto da non parlare di cittadini. Mi dispiace per voi, ma noi andiamo avanti. E andiamo avanti a parlare, dato che ho capito. Presidente, il fatto personale è un minuto. Non sarò un cadrone alla trappola di innervosione, assolutamente no.
chiude la questione e mi sale. E allora riparto da dove ho detto, non c'è oggi in discussione che questa amministrazione abbia messo i soldi da qualche parte o li abbia portati anche in Svizzera. Qui stiamo dicendo che la gestione della cosa pubblica, a nostro avviso, non è oculata. Quindi nessuno ha detto che i soldi sono stati. Avete utilizzato i soldi in un modo poco accorto. Mentre da qualche parte qualcuno dice che sono arrivati molti trasferimenti in meno dallo Stato. E chi non lo sa? Lo sappiamo tutti, scopriamo l'acqua calda. Ma a fronte di trasferimenti inferiori, le spese dovevano essere inferiori. Invece qui è successo il contrario. Arrivano meno soldi e spendiamo più soldi. E qualcuno dice, ma noi abbiamo fatto le opere e ci mancherebbe. Qualcuno dice che abbiamo detto, che cosa abbiamo detto? Che non si è portato a casa. Non è questa la discussione. In un bilancio di un'azienda, se un'azienda incassa 10, deve spendere 10. Possibilmente 9,9. Poi se no, perché il tesoretto, caro consigliere Giulia, è necessario quando c'è un problema serissimo, cioè quando c'è una congiuntura economica, l'azienda fa ricorso a quel tesoretto che ha. Qui siamo di fronte a una spesa che è aumentata in modo esponenziale. Consigliere Tintiera faceva riferimento a quel famoso 5% che non c'è. E non è che il governo italiano, quello che sia, quando individua certi progettini lo fa perché sono impazziti a loro, ma perché evidentemente qualcosa non va e qualcosa non andrà. Quindi chi ha posto in discussione l'utilizzo delle somme per gli investimenti? Qui è stato posto il problema della spesa corrente. Così come serio il problema posto da Trinchiera, ma anche da Gianfredo, rispetto ai dati mondiali. Scusate, se è comodo aumentare a dismisura delle entrate nel bilancio di previsione per voi poter spendere quanto si vuole, ma così non funziona. Un giorno l'altro il cerchio si chiuderà. Io sono convinto che qualcuno sta facendo all'inverso di quello che fece la Giunta Federico. Mise da parte il tesoretto, facciamo un po' chiarezza, forse perché qualcuno di voi pensava che dovesse toccare a noi, almeno non è che ha preso l'annanza. Invece è stato diverso, i soldi li ha trovati la Giunta Calabria, ma non è un problema. Però la prossima amministrazione non troverà più il tesoretto, troverà i debiti e sono di fatto. Perché, signore, quando il presidente riassuntivo della gestione di competenze anno 2013, questi sono dati ufficiali. Poi la sottigliezza di cui parlava Gianfreda rispetto alle cose dette da Tommaso Argentino, troviamo meno 1.168.223. Quindi questo è il quadro del 2013. Il comune di Cento esce con un deficit di meno 1.168.223. Poi scoppiamo un po' in piazza, arriveranno, come si chiama l'altro, scoppierà tutto. No, che sono falso, vi ho detto, avete venduto la persicola al prezzo della rubata. Ma c'è qua, poi sì. Per cui
mettete un freno. E poi, per quello che riguarda le opere, sono in cantiere, saranno da utilizzare, altre, secondo me, non ne danno la fine, alcune sono in appalto e poi la gestione delle opere è abbastanza dubbia, e anche degli appalti ne parleremo al momento opportuno. Ma la città è fatta, come? Ma la città è fatta. Sì, 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 beh, molto è questo. Succede perché succede, interessate quello che succede, non c'è niente nella modernità, nella trasparenza, basta la città cresce. Ma questo è il tuo modo, ma la città sta crescendo. Non c'è bisogno di spostare le regole, non c'è bisogno di fare gli appalti, bisogna presentare. Yeah.
in quel momento su come utilizzare quelle somme. Pietro Giuliano insieme agli maledetti non sapeva che io fossi davanti a alcuni non ricordo, però come linea generale volevo utilizzare per completare un'opera che non era ancora stata terminata, che era il teatro comunale. Alcuni consiglieri, alcune forze politiche che erano con noi in maggioranza, dissero di no e il 15 dicembre siamo riusciti con una forza di volontà
unica a portare avanti il progetto dell'utilizzo dell'avanzo per completare, per riqualificare il campo sportivo e quello di più dare sicurezza alla viabilità stradale per il tramite di tre votatori che verranno allocati sul territorio. Così il mondo bene ha fatto ad evidenziare quel passaggio che non conoscevo di tanti anni fa, che probabilmente chi vuole si può far passare lì l'avanzo di amministrazione, se una somma che debba essere o deve essere tenuta lì per salvaguardare. Per fare degli investimenti non c'è altre possibilità, al contrario non per utilizzare l'avanzo di amministrazione. In quei casi ci sono state delle amministrazioni che hanno voluto utilizzare una grande quantità di viso dei conti dell'amministrazione che Pietro ha fatto delle opere molto. Noi probabilmente facendo dei calcoli differenti abbiamo deciso di utilizzare l'avanzo dell'amministrazione per l'investimento e quindi a fronte di un impegno ci si assicurati come corrispettivo e come consuntivo con una delle opere pubbliche che saranno tangibili, visibili e fruibili del pubblico. Per questo mi ricollego un attimo al passaggio fatto dal consigliere Argentino, che non so con quale criterio diceva che la buona politica è il momento di quella che le entrate devono essere uguali alle uscite. Ma ovviamente abbiamo due idee diverse. Un bilancio, dà la possibilità a chi ha un buon bilancio, dà la possibilità di poter rivolgersi all'istituto di mutuo, quindi credito, quindi contratto, sia posizioni mutuatarie o comunque avere apertura di credito che gli consentono di fare quegli investimenti che quotidianamente l'impresa ha bisogno. Certo, per poter fare questo bisogna avere una quadratura di bilancio sana e solida, no? Avere i cosiddetti parametri che si assestano e siano possono essere recepiti quelli che sono oggi gli impegni e i condizionamenti delle varie fasi. Il mio intervento deve essere un intervento diverso, volevo parlare solo intervenire solo esclusivamente sui famigerati di 10.000 euro di eventuali come definisce il consiglio dei debiti con il bilancio. Invece vorrei fare un ultimo passaggio, poi vorrei passare al problema dei debiti con il bilancio. Il consigliere Argentino non sono solito, ha parlato di appalti comuni, di ispezioni contabili. La città è giusto che lo sappia, oggi abbiamo avuto qualche ricorso, e i ricorsi poi sono sempre riconducibili alla stessa persona. C'è un disegno preciso, appalto, mancata aggiudicazione di ricorso, appalto, mancata aggiudicazione di ricorso, o comunque non partecipazione. Mi sembra un attimo uno strano, ovviamente bisognerebbe soffermarsi un attimino di più su quanto sta accadendo, perché ripeto, noi siccome stiamo sformando a 10.000 procedure di gara, io l'unico che ricordo è quanto richiesto ci è sbagliato, tutti questi mega ricorsi non ne ho contezza, sono quelli provenienti sempre dalla stessa testa. E qui sarebbe opportuno probabilmente di soffermarsi su questo, non vorrei che ci fosse un disegno che deciso di portarsi a creare dei condizionamenti all'interno dell'amministrazione. Nell'autunno del 2013 Scusi, no, è meglio.
Sì, lo guarda avanti, sta terminando. Volevo, no, mi scusi, io vorrei invece fare un passaggio su quello che è stato, perché insomma si parla di questi 10.000, di questi 10.000 euro, quasi noi li avessimo presi in saccoccia. Come dicevo, nell'autunno del 2013 ci siamo preoccupati di creare un posto di bilancio che potesse essere utilizzato per l'imminente inaugurazione, per l'imminente inaugurazione della Scuola Internazionale di Gastronomia. Per cui, come giusto si debba fare, abbiamo deciso di creare questa posta di bilancio, che l'abbiamo portata in giunta, l'abbiamo approvata in giunta, e dopodiché abbiamo fatto un passaggio di diritto, che era quello del far riscontrare l'operazione fatta insieme alle altre al Collegio dei Risulti, quindi da quanto mai hanno valutato e ci hanno dato il parere favorevole. A questo poi, come tutti gli altri, poi vanno applicati il consiglio e stanno anch'essi in fase di approvazione. L'allegato non prevede questa posta di bilancio. Siccome sicuramente si continua a parlare di queste 10.000 euro da parte del consigliere Tommaso Di Gentile, la direzione di Gentile, quasi fosse stata la più grande fortuna del secolo. Immediatamente dopo la decorazione giunta, e questo chiedo al Presidente del Consiglio di Stato Nazionale di andare a riscontrare quando è stata creata la rispettiva posta di bilancio. Le colleghe mi dice che sono state spese somme su posta di bilancio esistente. Io le dico che è all'inizio mi creano lei, che lo farò fare da un esperto di software, le dirà la data, l'ora in cui la posta è stata creata. Per cui, ripeto, la gente deve sapere che il giudizio è stato condizionato poi da un errato inserimento all'interno del corpo della delibera di un allegato. Ora, da questo, per arrivare a dire che si parla del debito con il bilancio del secolo, mi sembra troppo. Noi siamo convinti che, rispetto anche a quello che è stato il pronunciamento di rispetto da parte del Collegio dei Revisori di un debito con il bilancio, che questo debito con il bilancio non è mai stato solo esclusivamente di una mera sinistra dovuta all'inserimento dell'allegato all'interno del corpo della delibera. Grazie signore. Fortunatamente abbiamo il collegio che è responsabile di altri, se gentilmente volete darci delle due considerazioni in mezzo, perché il signore dice totalmente, una situazione totalmente diversa da quella della mia sentita precedente. Chiedo anche come ho chiesto prima al segretario, se vuole intervenire, facciamo due considerazioni il discorso della 104 di questo capitolo che non esiste in bilancio. Sì, lo faccio intervenire per favore.
detto per ben due volte che non è fuori bilancio, perché quello che è stato approvato in consiglio non prevedeva quella. Per capire. Io non ho competenze. Stato ufficiale, non lo faccio intervenire, io lo per quella che c'è la legata, che deve essere legata, deve formare, che deve essere fatta integrante della delibera di funzione, che deve essere fatta ratificare la variazione fatta. Detto questo, la delibera di giunta e il suo posto. Sì, non lo faccio intervenire, c'è una cosa di competenza, deve essere in cima. Sto facendo questo, quindi potrebbe anche darsi o per un mero errore o per comunque perché qualche errore probabilmente quel giorno non si deve fare anche a praticare. Io l'unica volta che posso incontrarci in piedi l'assessore è quella di non avere un processo che altro che me, cosa da posto ci posso venire, solo questo. Però poi alla fine, dico, la regolarità contabile dei passaggi non c'è nessun fulso su quello, vero? Signor Sindaco, io che spero, quando mi viene chiesto se una posta è fuori il bilancio, io che c'è nel bilancio non c'è. No, però adesso si era preso. Perché vieni?
corretto? Quindi si passa la votazione del... qualcuno vuole intervenire meglio? Prego, Piccolo. Visto che dobbiamo giustamente, come è corretto, discutere anche del voto del giorno, brevemente vi dico che come invito lo condivido in pieno per il bene del paese italiano. Grazie. Per correttezza, se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, è possibile. Prego. Non c'è bisogno di dare soldi al gioco perché noi stiamo tracciando e lavoriamo quel soldo. L'ha detto che il consigliere Gisbo, ha detto, non solo, non ne stiamo aumentando questa roba, l'abbiamo abbassata l'anno scorso, quindi non abbiamo bisogno di niente perché già lavoriamo e abbiamo tracciato il soldo della nostra politica che va in quel senso. Grazie. Buono. Allora, come gruppo DC noi siamo favorevoli al nome del giorno del consigliere. Mancato intervento. Grazie. Giusto per dovere istituzionale mi corre l'obbligo e dichiarare che siamo nettamente favorevoli all'ordine del giorno proposto dal consigliere Trinchera, soprattutto per il bene della nostra città. Grazie. Grazie. La città sono totalmente contrario. Qualcun altro vuole dire? Passiamo alla domanda. Andiamo alla prossima.
per l'anno da recuperare, doveva anche dall'altro schema del rendiconto stare alla stessa cosa. Però mi è stato detto che è stato inserito tutto nella categoria della ricordino in generico, io poi faccio però solo un esempio e chiudo. Per quest'anno, tutto compreso, noi nel bilancio di previsione avevamo previsto 4.407.000 euro, tutto compreso, l'IMU normale, 300.000 euro di recupero. Alla fine al rendiconto 3.261.000, ci preventivare 4.400.000, abbiamo incassato 3.260.000. Questo è il bilancio. Grazie consigliere Agenti, qualche altro intervento? Prego. Anche se devo dire prima che quando un consigliere comunale chiede, eventualmente l'abbiamo fatto sempre, chiede di poter avere spiegazioni tecniche da un funzionario, da un altro organismo connesso alle funzioni di questo consesso, è giusto che si faccia esprimere compiutamente. Io voterò contro questo consuntivo promesso prima, perché parto da quella semplice, diciamo, non semplice ma grosso errore, non essendo un bilancio di più, non lo scorso bilancio veritiero per quell'errore commesso, ritengo che non sia nemmeno un consuntivo veritiero, corretto e giusto, perché le entrate non sono quelle che sono state previste. Quindi il consuntivo è spassato e su questo non ci sono dubbi. L'incasso previsto in pieno, basta la voce soltanto della ricchezza urbana, non sono corrette per le previsioni di introito. Ecco perché ritengo che quest'anno, condivido qualche affermazione, quest'anno saranno aumentate le tasse, perché quella cifra deve essere recuperata comunque, ripeto, in proporzione ai metri quadri, perché non sono 3.150, sono 3 milioni appena. Per cui voto contro. Grazie. Grazie, Presidente. Se non ci sono altre cose. Due, questo ordine del giorno semplicemente chiede
consentire all'amministrazione comunale di diminuire la spesa corrente, guardate, non gli investimenti, per favore non facciamo confusione. La spesa corrente, se volete vi prendete la pagina dell'ufficio e vedete che la spesa corrente 2011, 2012, 2013 è differente, cresce questa, la spesa corrente. Allora, mi chiedo io, quindi ci sono delle responsabilità? Come dire, bisogna essere responsabili. Se mi provengono meno soldi da Roma e poi invece aumento la spesa. Se arrivano meno soldi, devo diminuire anche la spesa. Quanto meno rimanere a quella degli anni precedenti, ma non aumentare la ora. E vi invito tutti a vedere che la spesa del 2011, del 2012, del 2013 è aumentata. È passata dalla spesa media che questo comune ha avuto da 20 anni a questa parte, la spesa corrente che si è girata sempre. 10 milioni e 2, 10 milioni e mezzo, e è andato a finire a oltre 11 milioni. Questo comune non se lo può permettere, è di una semplicità incredibile questo. Con questo ordine del giorno si chiede soltanto di diminuire del 5% la spesa corrente. Non lo dico io, lo dice il decreto legge del 66 del 2014, un decreto recente. Quindi voi siete votati contro ad un decreto del governo. Il governo dice che nel prossimo bilancio, che sfido io se lo può fare, deve diminuire del 5% la spesa corrente. C'è pure l'elenco, il ministro ha fatto pure l'elenco di tutte le spese che devono diminuire del 5%. Decreto legge 66 del 2014. Quindi questo Consiglio Comunale ha votato contro alla richiesta di applicare quel decreto legge. Di questo stiamo parlando. Grazie. Prego. Quando però l'assessore Finchiera era proprio l'assessore al bilancio. Sindaco, noi abbiamo fatto molto in questi anni. No. Ricordo che l'assessore Finchiera ci propose, giustamente per una questione, un allungamento di mutui. Praticamente tutti i mutui che erano stati fatti fino a quel momento furono allungati, gravati sulla nostra città e ancora li stiamo pagando adesso, perché dovevamo recuperare alcune somme per fare alcuni interventi. E sono scelte politiche. Quando mi parli di subito cose tecniche, quando mi parli di cose tecniche, ti seguo attentamente. Ti seguo attentamente. Sì o no? Io non lo so adesso, non ricordo nulla. Io non tengo conto. Io non tengo conto in quel momento. Consiglio, 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 consigl
storia dei mutui è stata nel 2009. Posso chiedere un favore? Teniamo il consultivo 2013. Ma comunque il nostro punto è contrario a questo consultivo per le cose. Allora, riportiamo il tutto al punto all'ordine del giorno.
consuntivo del 2013. Io ritengo che questo conto consuntivo non solo non era il bilancio preventivo, ma il conto consuntivo a maggior ragione non è né con il trucco né con l'artificio. È un conto consuntivo che certifica la scelta politica che ha fatto questa amministrazione comunale. Lo dicevo prima nel mio intervento, quella di fare le cose. Quando l'avanzo di amministrazione si spende, non si spende, si spende, è solo positivo. Quindi non c'è nessun pericolo, non c'è tutte queste cose, questi dubbi. Poi nel bilancio di previsione, ovviamente, il taglio del 5%, rispetteremo tutti i parametri degli ultimi decreti, di quelli a farsi, di tutto quello che il governo vorrà fare, della normativa nazionale, internazionale, non si preoccupa nessuno. Il prossimo bilancio di previsione sarà secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, senza aumento di tasse. Quindi apprestiamoci ad andare avanti, facciamo l'anfiteatro, a parte le firme che si raccolgono online su qualche foglio bucato, qualche associazione 72031 013. E quindi andiamo avanti, piazza Sant'Antonio, facciamo le strade di campagna, sì, recuperiamo tutto quello che c'è da fare, lo dobbiamo fare. A proposito, fra 7-8-10 giorni viene presentati la bozza definitiva del PUC, quindi andiamo avanti su tutta l'attività amministrativa che ci siamo prefissi di portare avanti, non ci creiamo alcun tipo di problema, siamo nel giusto, secondo me, tanto, fra un anno ci sottoporremo al giudizio, fra 10 mesi quelli che sono al giudizio degli elettori, e gli elettori ci diranno se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Io sono convinto che stiamo facendo bene, però sarà la città a decidere e a darci un giudizio, e io non vedo l'ora di sottopormi al giudizio degli elettori. Siccome non ho mai avuto paura di chiedere il consenso agli elettori, ritengo che questa maggioranza che sta facendo queste cose non debba avere paura di nulla, deve andare avanti così come sta andando avanti fino alla fine del mandato, per poi ripresentarsi così come siamo, o comunque rafforzati per il prossimo mandato, per il prossimo governo. Quindi chi diceva prima di essere sfiduciato per come si svolgono i consigli comunali, guardate, ognuno di noi ha un suo carattere, ha un suo comportamento, e forse anche per questo siamo stati votati, perché ognuno di noi è genuino nei suoi comportamenti, anche quando si alza un po' la voce, anche quando si dice qualcosa con più enfasi, con più forza, con più passione. Ognuno di noi viene votato anche per questo, perché la gente vota la persona, e noi siamo fatti così. Il problema, lo sapete qual è? E chi è sfiduciato lo è perché alla fine i numeri sono quelli, i provvedimenti vengono approvati a maggioranza, e quindi uno è sfiduciato e dice mamma mia, ma che ci sto a fare? Ma non è così, non si deve sfiduciare nessuno, ognuno deve svolgere il proprio ruolo, e possibilmente nel rispetto delle persone, che è la cosa più importante, perché il discorso politico ci si può essere contrapposti in maniera acerrima, perché si vedono le cose da punti di vista diversi e la si pensa diversamente, però le persone bisogna rispettare. E questo è un appello che faccio a tutti, scusate, che non vorrei che il fatto numerico, che siccome noi siamo maggioranza, legittima qualcuno a dire che siamo noi che attacchiamo, che siamo noi che offendiamo. Molto spesso è il contrario. Quindi manteniamoci sereni, svolgiamo ognuno il proprio ruolo e ognuno esprime le proprie idee con serenità, perché qui, cari amici, come si chiede, mica ci stiamo spartendo dividendo qualcosa, qui ognuno di noi viene per spirito di sacrificio, e qua, dato perché invece i consiglieri non percepiscono nulla, 20 euro al consiglio comunale, eppure se dura dalla mattina all'altra mattina, ognuno di noi è da lavorare, e quindi abbiamo da fare qualcosa, lasciamo da fare quello che abbiamo da fare nella nostra vita privata, lasciamo la nostra famiglia, e qua non ci mettiamo noi in tasca. Quindi, cari amici consiglieri, l'appello che faccio a tutti è quello del rispetto delle persone, personale. Perché io ritengo che qui si stia parlando tra persone per bene, perché i cittadini non pensano che abbiano votato dei delinquenti consapevolmente. Io penso che abbiano votato dei consiglieri
faccia di buon mandato. Ma non solo i consiglieri, anche il sindaco hanno votato per questo. Cioè non è che i consiglieri facciamo quello che vogliamo, se è persona, hanno votato il sindaco perché non ritengono una persona per bene. E non si dispiace nessuno, risultato è loro felici, hanno confermato la fiducia verso questa maggioranza. Non hanno detto qualcosa di diverso, con un partito che a livello nazionale non si offende né a fare da nessuno, è una cariola. Da una cariola a livello nazionale, lo dico tra virgolette ovviamente, qui si presta una percentuale del 27-28%. Ma che motivo ci sarà? Grazie. Consigliere Gatto,